Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo dalla sacrestia antica. Chissà quante volte Padre Pio qui avrà incontrato le sorelle campanile. Perché? Perché oggi vogliamo leggervi uno stralcio della lettera che Padre Pio scrive a una delle sorelle campanile il 18 agosto del 1918. Mia carissima figliuola, Gesù continui a possedere il tuo cuore in quella guisa che tu lo possederai un giorno nella patria celeste. E scrive: torno ad assicurarti sul gradimento del tuo spirito a Dio, nella prova che attraversi. Tu non pecchi, hai capito? E perciò non devi temere in proposito. Rammentati quanto ti dissi al riguardo e dispretta il sentimento contrario, in nome della santa obbedienza, perché è bugiardo. Ripeto dunque che non vi è peccato alcuno in questa battaglia, ma solo palme e corone che la misericordia di Dio va accumulando, donandoti e dandoti la forza incognita di respingere il nemico e le sue seduzioni. Non darti pensiero, mia carissima figliuola, dell'eredità, languidezza e tenebre, quantunque siano molto affliggenti perché sono volute da Dio per il tuo maggior bene. Non è però inutile rinnovare ogni tanto sul fronte il segno della Santa Croce con quelle parole: Spiritus Sancti, gratia illumines sensus et corda nostra. Contro le tentazioni di fede e di santa purità, munisciti dell'invocazione di San Michele e dei santi apostoli Pietro e Paolo. E non temere. Non temere per le folte tenebre che si vanno addensando nell'anima tua e per le crescenti aridità spirituali. Mia carissima figliuola, un giorno Maddalena parlava a Cristo e, stimandosi separata da lui, piangeva e lo domandava, ed era tanto ansiosa che, vedendolo, non lo vedeva. Quello che vedeva credeva che fosse l'ortolano. Così avviene in te. Coraggio, coraggio, mia buona figliuola, non ti angustiare per nulla. Tu hai in tua compagnia il Divin Maestro, non ne sei disunita.